Eccoci qui di nuovo, buongiorno. La volta scorsa siamo arrivati a parlare della situazione in Inghilterra, dove il passaggio dagli open fields agli enclosures, cioè il fatto che ci sono sempre meno terreni a disposizione di tutta la comunità e sempre più terreni invece di proprietà di padroni, dei proprietari terrieri, fa sì che aumenti la produzione agricola, aumenti quindi anche la ricchezza generale, ma la ricchezza è molto meno distribuita e quelli che un tempo erano piccoli proprietari terrieri che lavoravano i loro campi e grazie allo sfruttamento delle terre comuni potevano riuscire in qualche modo a sopravvivere, ora non riescono più a farlo. Sono costretti spesso a vendere le loro case, i loro campi e a diventare o dei disoccupati, quindi sempre in cerca di un lavoro, disposti a lavorare anche a prezzi con stipendi molto bassi, o dei braccianti, quindi in alcune stagioni andavano a lavorare nei campi di grandi proprietari terrieri. Rimaniamo in Inghilterra, perché l'Inghilterra ha anche un'altra caratteristica. Abbiamo detto che nel 1688, dopo la gloriosa rivoluzione, l'Inghilterra era diventata una monarchia costituzionale. Guglielmo d'Orange aveva aveva dato una costituzione, aveva dato dei diritti e delle libertà, per cui non c'era un assolutismo come in Francia. Questa differenza a livello di governo ha delle conseguenze anche a livello economico. Infatti, se in una monarchia assoluta il re vuole controllare tutto, vuole controllare anche tutta l'economia e decidere cosa si coltiva, come, in una monarchia costituzionale, dove c'è molta più libertà, c'è libertà anche economica. Quindi chi ha i soldi, chi ha le possibilità, può fare quello che preferisce. Può investire i suoi soldi come meglio crede. E così questi proprietari terrieri, ricchi e sempre più ricchi, con tanti soldi a disposizione, iniziano a pensare ad altri modi di investire il loro denaro per produrre ricchezza. Quali possono essere altri modi, secondo voi? Pensate che aumenta la popolazione, quindi più popolazione prima di tutto avrà bisogno di più cibo. Qui ci siamo già, più campi, più braccianti. Poi, qual è l'altra grande esigenza che abbiamo tutti quanti? Vestirci, avere dei vestiti, avere dei tessuti da utilizzare in casa per la biancheria, Ebbene, questo è proprio il punto. Cioè, questi proprietari cominciano allora a investire nella fabbricazione di tessuti, di vestiti. Inizialmente come fanno? Inizialmente lo fanno commissionando alle persone dei lavori in casa. Non era certo una novità, accadeva in Inghilterra, ma guardate, accadeva anche in Italia fino a non tantissimi anni fa. I contadini, durante la stagione invernale, quando cioè non c'erano particolari lavori da fare, filavano, lavoravano e si costruivano, si facevano da soli i vestiti, i tessuti. Magari se rimaneva qualcosa, vendevano questi tessuti altrove. Ora questi proprietari incentivano questa cosa. Non sono più i contadini stessi che si comprano un piccolo telaio e fanno qualche lavoro, ma sono i proprietari, i grandi proprietari terrieri, che portano ai contadini o agli ex contadini delle grandi quantità di lana, chiedendo di filare questa lana e poi pagando i vestiti che sono stati realizzati. Il discorso però continua, aumenta la popolazione, la necessità di vestiti aumenta e così come abbiamo detto per l'agricoltura, anche in questo ambito la necessità di nuovi vestiti, la possibilità di realizzare grandi guadagni, fa sì che ci siano degli esperimenti e ci siano delle invenzioni molto importanti. Ne cito tre.
La prima invenzione è la spoletta volante, che ha un nome un po' particolare, sembra il nome di un'astronave, ma in realtà è qualcosa che ha a che fare con il mondo tessile, cioè è una spoletta che permette di azionare più fusi contemporaneamente. Noi entriamo nel merito di come funziona un telaio. Se prima era per fare un tessuto ci voleva molto tempo e c'era so e il persona che lavorava al telaio poteva utilizzare solamente un fuso, la spoletta volante permette di utilizzare più fusi, permette di lavorare in maniera più veloce. Seconda grande invenzione è il telaio meccanico, un telaio che non è azionato dall'uomo, che quindi muove il telaio con le mani o con le gambe, muovendo una specie di pedale, ma questa macchina, questo telaio meccanico è mosso per esempio dall'acqua, secondo lo stesso principio del mulino d'acqua. Quindi cominciano ad essere costruite delle filande, dei luoghi in cui filare la lana vicino ai corsi d'acqua e sfruttando l'energia dei fiumi, dei torrenti, è possibile lavorare in questo modo. La terza grande invenzione, sicuramente la più importante, è la macchina a vapore. Già nell'antichità si conosceva il fatto che il vapore compresso poteva muovere, poteva azionare delle leve, ma nel 1768 James Watt perfeziona questa conoscenza e crea una macchina che, utilizzando forti temperature e il riscaldamento dell'acqua, porta un movimento del vapore e questo vapore dà molta energia, energia cinetica, che può essere utilizzata per esempio proprio per il telaio meccanico. E quindi non è più necessario costruire la filanda vicino a un torrente. È sufficiente avere una macchina a vapore che con il calore produce vapore e questo vapore muove il telaio. Queste invenzioni migliorano molto la produzione, ma hanno una conseguenza che porta a una distinzione ancora più forte tra chi è ricco e chi è povero. E tra chi possiede e chi non possiede. Qual è il problema di queste invenzioni? Beh, il problema di queste invenzioni è che se un piccolo telaio in legno, anche il contadino se lo poteva permettere, anche una persona qualsiasi, tutti avevano un piccolo telaio in legno, anche semplicemente per preparare i vestiti dei figli o dei nipoti. Avere una spoletta volante è molto più costoso. Figuriamoci il telaio meccanico, non parliamo poi della macchina a vapore. Per acquisire queste macchine servono grandi quantità di denaro, ma queste macchine rendono la produzione così veloce e così economica che non conviene più a nessuno, produrre il proprio tessuto a casa propria. Il modo più conveniente e più facile è produrlo utilizzando queste macchine. Le macchine però possono permettersele solo gli imprenditori, solo chi ha dei soldi. Ed ecco che cominciano a nascere le prime fabbriche. Vengono costruiti degli edifici, inizialmente vicino ai fiumi per sfruttare l'energia idraulica. Poi, non necessariamente vicino ai fiumi, perché si può utilizzare la macchina a vapore, e dentro queste fabbriche vengono assunti degli operai che se ne stanno al lavoro e producono innanzitutto, vi dicevo, tessuti, vestiti e materiali di questo tipo. È un cambiamento epocale, perché non è più necessario che le persone stiano ognuna a casa propria per lavorare, anzi, è indispensabile che queste persone stiano insieme. Perché la macchina, di macchina a vapore ce n'è una, di fiume ce n'è uno, e quindi tutte le persone stanno insieme, e lo stare insieme
permette di ottimizzare ancora di più il lavoro. Su questo c'è un approfondimento molto interessante sul vostro libro, pagina 267, La divisione del lavoro secondo Adam Smith. Adam Smith era un economista vissuto nel corso del Settecento che aveva fatto proprio una riflessione sulla divisione del lavoro, dicendo: conviene dividere il più possibile il lavoro tra gli operai. Cosa vuol dire questo? Il vostro libro fa l'esempio di uno spillo, no? Ma noi potremmo fare esempi anche un po' più evidenti. Pensate per esempio alla costruzione di un'automobile. Immaginate che un operaio da solo deve costruire tutta l'automobile. È una cosa complicatissima. Questo operaio deve essere capace di progettarla, deve essere capace di disegnarla, deve essere capace di costruirla, di mettere insieme tutte le componenti, il motore, la carrozzeria, la pelle per i seggiolini, del colore, della morbidezza migliore, il volante, i vetri, colorare la carrozzeria. Pensate quante competenze. Da solo uno si mette lì, deve avere tantissime competenze diverse. E perde tanto tempo ogni volta cambiando da un mestiere a un altro, da una competenza a un'altra. Se io invece mi concentro solamente su una cosa, per esempio, mi concentro nell'inserire il paraurti. Io nel corso di una giornata posso inserire migliaia di paraurti nell'automobile e produrremo molte più automobili a un costo molto più basso. Questo è il principio su cui si basa la catena di montaggio di Henry Ford, lo studieremo il prossimo anno. Ma in qualche modo già Adam Smith capisce questa cosa. Lui dice: se uno dovesse produrre uno spillo dall'inizio alla fine, ne produrrebbe uno al giorno, perché starebbe molto tempo a prendere il filo di ferro, a filarlo, a raddrizzarlo, a produrre la capocchia, ad attaccarla. Se invece io divido e in una fabbrica uno raddrizza il ferro, uno pensa alla capocchia, uno pensa ad attaccare la capocchia allo spillo, uno pensa a raddrizzare, facendo solamente un gesto molto semplice, un operaio da solo può produrre migliaia e migliaia di spilli in una giornata. Questa è la divisione del lavoro. È una cosa un po' complicata, spero di essere stato chiaro, ma se andate a leggere l'approfondimento di sicuro capirete meglio. È la divisione del lavoro che permette di aumentare ancora di più la produzione, con delle conseguenze però purtroppo negative per chi lavora. Ma questo lo vedremo nel capitolo successivo. Quindi abbiamo una nascita di quella che poi verrà chiamata industria. Una industria che in questo momento si basa soprattutto su tre materiali. Il carbone. A cosa serve il carbone? Il carbone serve per far andare le macchine a vapore. È vero, possiamo utilizzare anche la legna, ma il carbone è molto più energetico, ha la capacità di produrre molta più energia, e quindi è sufficiente estrarre il carbone dalle miniere, utilizzare quello e si produce tantissimo. E poi il ferro, perché con il ferro possiamo fare i telai, possiamo fare le macchine, ne abbiamo bisogno e ci serve. Carbone, ferro e poi tessuti, la lana, chiaramente, e poi anche il cotone, che a un certo punto inizia a diffondersi, è molto più comodo, è molto più pratico, viene lavato più facilmente. E quindi questi tre materiali sono indispensabili. Ma chi è che può possedere questi tre materiali? È evidente che chi li possiede parte da un vantaggio molto importante. Non ha bisogno di comprarli da altri paesi. Uno Stato che già possiede queste cose parte avvantaggiato. Ebbene, l'Inghilterra queste cose le aveva, perché in Inghilterra c'erano e ci sono molte miniere di carbone, c'erano e ci sono molte miniere di ferro. E dall'America poteva far arrivare il cotone. È vero che c'era stata la guerra di indipendenza, ma comunque i rapporti con l'America erano ancora positivi. Quindi,
soprattutto dal punto di vista economico, chiaramente. Quindi l'Inghilterra ha la possibilità di avere questi materiali e nel giro di pochissimi anni iniziano a nascere e a diffondersi sempre più industrie. Pensate, prendo i dati del vostro libro, che dal 1788 al 1806, quindi parliamo di 18 anni, la produzione tessile aumenta di 6 volte. Cioè in 18 anni c'è una produzione tessile maggiore di 6 volte rispetto a ciò che accadeva prima. E la produzione di ferro viene moltiplicata per 4. Viene quadruplicata. Quindi una cosa davvero, una rivoluzione, uno sconvolgimento enorme che porta alla produzione di tantissimi prodotti, a una ricchezza incredibile e anche però ha delle conseguenze economiche, sociali, lavorative, di cui ci occuperemo nel prossimo video.